Un carissimo saluto a tutti i telespettatori del canale 75 di TV Prato. Questa è la 25esima giornata della Serie D Girone D. Questo è Forlì Prato, siamo qua dal territorio, diciamo, romagnolo. Una partita appunto valida per la 25esima giornata, un Forlì alla ricerca di punti per lottare per la vetta della classifica, infatti in pieno scontro diretto con il Ravenna, che gioca contro una squadra in realtà di pochi chilometri, non troppi chilometri da qua, ovvero il San Marino, mentre un Prato che sì, sicuramente la vittoria diciamo che ha fatto settimana scorsa, due settimane fa, ha messo un po' più di tranquillità, però diciamo è ancora in una zona dove gli spettri chiamati play-out diciamo ancora non sono totalmente andati via, di conseguenza ottenere punti qua, anche se è un campo estremamente difficile come quello del Forlì, perché appunto stiamo parlando della seconda forza in campionato, diciamo sarebbero veramente oro. Io passerei, intanto qua c'è subito un contatto dubbio in area di rigore, ma secondo l'arbitro, il direttore di gara, non c'è niente. Passerei alla lettura dei 22 in campo. Il Forlì, diciamo, si schiera con Pezzolato, Masini, Tafa, Maggioli, Visani, Barbatosta, Ballardini, Lolli, Bonandi, Merlonghi e Greselin, a disposizione Prestianni, Mosole, Rosso, Graziani. Questi sono, diciamo, i giocatori in panchina schierati dall'allenatore Antonioli. Per quanto riguarda il Prato, abbiamo Ricco, Angeli, Moreo, Monticone, Rimberti, Gemignani, Trovati, Stichler, Bigonzoni, Sadek, Laverone. Per quanto riguarda, diciamo, la panchina, quindi a disposizione abbiamo Ceccherini, Gargiulo, Santarpia, D'Agostino, Nocentini, Mussaid, Gori e Diana. Questi sono i ragazzi di Mister Ridolfi. A arbitrare la gara il signor Buzzone di Enna, con diciamo aiutato dagli assistenti Carrevaris di Trieste e il signor Mansutti di Basso Friuli. Questa è, diciamo, un po' la lettura delle distinte, della scheda, della partita. Come ho detto, appunto, la 25esima giornata, una partita che sulla carta ha tutti i pronostici in favore della squadra di casa, una squadra più settata, una squadra che sta facendo sicuramente una buona stagione in lotta per il titolo della categoria. Il Prato un po' arriva qua da outsider, anche se comunque, diciamo, nel calcio non c'è niente di scritto, di conseguenza tutto il diritto, anzi il dovere di provare a strappare punti, che sia uno, che sia tre, da questo meraviglioso campo per quanto riguarda la categoria, ma altrettanto difficile. Adesso il Forlì muove palla da destra verso sinistra con il numero 15, Lolli, che viene poi atterrato, commesso appunto un fallo nei pressi della tre quarti area del Forlì. Dunque prende il pallone il numero 4 Tafa, si guarda intorno, si appoggia al proprio compagno Maggioli con numero 18, che sbaglia questo rilancio, inquadrato mister Antonioli, che sicuramente non è contento di questa scelta del proprio giocatore in campo. Quindi Raverone batte con le mani, la palla viene appoggiata a Moreo. Laverone sempre in mezzo, palla che viene però anticipata, ancora però il Prato che è partito alto. Gemignani perde palla, ancora Gemignani, lotta, è tutto buono secondo l'arbitro, quindi può ripartire il numero 17 Masini, che si allarga sulla destra, ancora il Forlì scende, la palla è buona per il numero 23 Ballardini, uno sguardo in mezzo, si appoggia dietro, quindi il Forlì ricomincia. Palla adesso che torna nei pressi dei difensori centrali, quindi Lolli si appoggia al suo compagno Ballardini, c'è per le vie centrali Maggioli, non viene servito, quindi si ricomincia.
Eccolo qua Maggioli. Si appoggia al numero 26 Greselin. Sempre Ballardini, Ballardini verso Maggioli, Maggioli che va sulla sinistra, palla a lungo linea, duettano i giocatori in maglia bianco-rossa, il Prato invece nella sua tenuta classica azzurra con dettagli oro. Quindi adesso il Prato può, credo, battere un calcio di punizione. È un punto del campo abbastanza impallato questo, perché la panchina ci oscura quella che è la visuale. Anzi, era una rimessa con le mani. Quindi trovate verso Moreo, chiuso però, quindi può ripartire il Forlì e lo fa bene con il numero 26 Greselin, che va da Visani. Ancora Visani, prova a puntare l'uomo, Visani prova a passare, viene fermato bene dal numero 16 Gemignani, ancora Gemignani, elegante Gemignani, e poi spara su alla ricerca di Moreo, viene poi anticipato, comunque Prato è già schiacciato nella propria metà campo, un Forlì che è partito col baricentro alto, Trovade recupera, fermato, calcio di punizione, Prato ha l'opportunità di salire, quindi Trovade adesso batterà il calcio di punizione. Navarone cambia tutto, lo fa nei pressi del numero 16 Gemignani, ma c'è da ribattere il calcio di punizione. Navarone va dietro e va da Capitan Angeli. Attenzione al Prato che perde palla, quindi può ripartire il numero 15 Lolli, che va dal numero 9 Merlonghi, e poi la conclusione che viene fatta preda di Ricco, ma primo squillo da parte del Forlì, si tratta del numero 15 appunto Lolli. Attenzione, c'è un giocatore del Prato a terra, quindi Forlì subito pericoloso dopo 7 minuti di questa 25esima giornata. Adesso capiremo di chi si tratta. Si tratta del numero 16 Gemignani, a terra, ma si è rialzato. Adesso il signor Buzzone credo vada a dire qualcosa al portiere Ricco. Ah no, prende il pallone per riconsegnarglielo, ok, perfetto, perché aveva interrotto il gioco, c'era un giocatore a terra, quindi Ricco può andare alla propria sinistra. Ancora può scendere il Prato, lo fa bene con Trovade. Trovade lotta, fa sportellate, sempre con il solito Lolli che è molto presente in questo avvio di partita. Trovade adesso guadagna un calcio di punizione, saggiamente aspetta l'arrivo di Gemignani. Adesso Gemignani probabilmente andrà in mezzo, si avvicina anche Stichler. Gemignani e Stichler sul pallone, rimane dietro solo la Verona, attenzione, batte Gemignani, la palla in mezzo, non passa, però ancora il Prato, poi prova la conclusione da lontano Angeli, anche un po' per evitare guai. Lì è sempre una zona abbastanza delicata, perché a prendere un contropiede è un attimo. Guarda che adesso viene gestita dal Forlì non troppo bene, infatti il Prato guadagna subito una rimessa con le mani. Vada verso Moreo, viene fermato, quindi si appoggia il numero 13 Monticone va da Ricco, Ricco che butta via la palla, quindi adesso è rimessa e c'è Masini con le mani, ancora Masini si appoggia a Ballardini va dietro alla ricerca del numero 4 Tafa, che va da Maggioli, ancora verso Tafa si appoggia verso il numero 15 Lolli, ancora Ballardini, la palla è dentro, attenzione il numero 26 Greselin, che
che ha controllato con il braccio, infatti l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione, ma che occasione per i Fordì con Greselin al decimo minuto, l'arbitro poi però comunque ha annullato tutto in caso anche di gol, non sarebbe sicuramente stato valido. Ricco comunque aveva fatto una gran parata. Ricco si appoggia al compagno reparto, palla verso Stickler che quasi con la punta prova a mandare Moreo. Ancora il Prato che scende con Bigonzoni, poi viene fermato. C'è calcio di punizione in favore della squadra di mister Ridolfi. Trovate Bigonzoni sul pallone. Limberti gli viene detto di andare dentro. Trovate, alza due braccia, vuol dire che è uno schema. C'è Bigonzoni sul pallone, vediamo se andrà lui. Infatti sì, la palla è messa dentro, è lunga per tutti, perfino per Sadek che ha provato, diciamo, ad arrivarci in extremis, ma Pezzolato può battere questa rimessa al fondo. Ancora Pezzolato va alla ricerca del numero 2 Visani. Ancora Visani. Visani prova a puntare l'uomo, la palla è dentro verso Greselin, allontanato però quindi c'è Daverone che va a lungo, Moreo prova a lottare, Trovade non ci arriva, quindi è ancora biancorossa la palla perché c'è Greselin, sempre verso Visani, Visani alla sinistra, crossa, ribattuto ed è rimessa con le mani, rimessa laterale, quindi Visani si incarica della battuta di questa rimessa laterale, si fa vedere sul fondo Greselin, Visani va dentro, ribattuto ancora, quasi una fotocopia di 20 secondi fa, a sto giro però credo che sia calcio d'angolo, adesso capiremo, infatti mi sa che è così. Calcio d'angolo dunque in favore del Fordì, palla che viene messa dentro, allontanata poi dal portiere Ricco, quindi Greselin allontana, adesso il Prato un po' in difficoltà, quindi ancora il Fordì sempre con il numero 9, la palla che viene messa in mezzo, allontanata, la palla è buona per Ballardini che allarga verso Visani e poi c'è il colpo di testa da parte di Maggioli. Attenzione che qua poi ha colpito un giocatore del Prato, adesso capiremo bene di chi si tratta. 14 sul cronometro, già una barra due occasioni per il Fordì. Adesso Ballardini di testa ha colpito. Si è fatto male Angeli. Quindi la Verona parla verso Stickler. Stickler che va a lungo linea, Trovade. Prato forse un po' più pericoloso dalla sinistra. Ancora la fascia, diciamo, dominata da Limberti non è stata usufruita. Quindi Angeli porta il pallone, fa finta di calciare, si appoggia al suo compagno di squadra Monticone. Monticone va da Stickler che quasi con una finta manda al bar il suo marcatore. Stickler appoggia poi a Trovade. Trovade ritorna dal numero 16 Gemignani. Gemignani che probabilmente andrà alla sua destra, infatti è così, la palla è per Angeli, palla che torna a Gemignani che ha in mano il centrocampo della squadra di Ridolfi. Ancora Gemignani, si appoggia al numero 33 la Verone va da Dimberti, eccolo qua il giovane della Ciprato che adesso però perde palla e quindi può ripartire il Fordì
cosa che poi non viene gestita bene. Diciamo, si è lamentato il numero 9, Merlonghi, perché la palla era troppo potente, diciamo, troppa forza è stata data. Quindi Stickler va a lungo, allora, però nella zona di nessuno, o meglio di Pezzolato, quindi può ripartire la Ciprato e lo fa bene. Stickler verso il numero 16, Gemignani, che cambia tutto quasi con un colpo d'esterno molto raffinato. Passa adesso Rimberti, che è andata male la prima volta, adesso buona la seconda. Trovate la finta di tiro, trovate, prova la conclusione, ancora trovate col mancino, la palla verso Stickler che di testa va. Ricco, anzi Pezzolato, scusate, la fa sua, ma l'arbitro, anzi ho visto l'assistente ha alzato la bandierina, mi sa che forse c'era fuori gioco. Comunque primo squido dalle parti anche della difesa del Forlì, un'azione abbastanza manovrata, prima trovate, poi Stickler. Comunque Prato che si fa per la prima volta pericoloso dopo 17 minuti. Salta Angeli, la palla verso Rimberti. Ancora il Prato con Moreo, si appoggia di nuovo a Rimberti, Rimberti fermato. Diciamo, avevo detto che il Prato sulla destra non era pericoloso. Diciamo che adesso si è accesa anche quella fascia. Quindi Raverone. Raverone va, palla che gli ritorna adesso, prova non so cosa, esce fuori uno strano campanile. Palla che diventa buona adesso per Pezzolato. Ancora il Forlì con il numero 4 Tafa che si appoggia verso Ballardini. Ancora la squadra padrone di casa che prova il lancio lungo. Non riesce però questa azione abbastanza di prima. Quindi ora con le mani il numero 17 Masini. Masini si guarda intorno, vediamo a chi si appoggerà. Masini va lungo linea e lo fa verso il numero 10 Bonandi, che viene adesso atterrato. Atterrato dal numero 24 Stickler. Dunque sarà calcio di punizione in favore del Forlì. Porta diversi uomini a saltare. Alza il braccio il numero 9 Merlonghi. Rimasto dietro Masini, va infatti Merlonghi, la palla viene scodellata dentro, un po' lunga per tutti, allontana per evitare guai, anzi no, dall'inquadratura sembrava che fosse calcio d'angolo, forse sì, infatti è così, non mi ero sbagliato, c'è stato un attimo di esitazione, dunque Merlonghi che ha battuto la punizione dall'altra parte del campo, adesso batterà il calcio d'angolo. Merlonghi chiama lo schema, la palla è dentro, fatta preda però di Ricco. Ricco che vediamo se va subito, infatti è così. È tutto buono secondo l'arbitro perché c'è stato diciamo il lancio di Ricco è stato ribattuto, però era tutto buono. I giocatori del Prato hanno protestato, ma il giocatore del Forlì era fuori dall'area, non l'ha presa né con le mani né con niente, quindi presa di schiena. Tutto buono. Attenzione adesso per la Ciprato che ha provato da sinistra verso destra, ma niente di fatto, dunque può ripartire il numero 26 Greselin, palla che poi viene intercettata saggiamente, intelligentemente da Trovade, che adesso però rovina tutto quello di buono fatto finora perdendo il pallone, quindi ancora
il Furri, la palla è buona verso Bonandi, ancora Bonandi, prova a innescarsi, si è visto poco il numero 10 del Furri finora, che infatti perde il pallone, quindi Trovade, può ripartire Trovade, fermato, calcio di punizione, vediamo se c'è un cartellino, no, dunque solo richiamo verbale nei confronti del giocatore biancorosso. 21 è quello che dice il cronometro, 0-0 tra Forlì e Prato, partita tutto sommato abbastanza equilibrata. Ecco il Prato che scende sulla destra con l'Averone verso Limberti. Limberti prova a passare, ancora il numero 15, va dentro verso Trovade, però impreciso, ci stava l'idea. Adesso il Furri prova a scendere, ma guarda che viene subito intercettata dai ragazzi di Ridolfi, quindi Trovade dà una brutta palla al suo compagno di squadra con numero 16, Gemignani. Per fortuna Prato ha recuperato subito, quindi l'Averone va lungo linea alla ricerca del solito Limberti, che possiamo dire che ha acceso un motorino. Palla verso Moreo, viene atterrato, non c'è niente secondo l'arbitro, quindi palla che è preda del portiere Pezzolato. Adesso numero 23 del Prato, Trovade, eccolo qua, ancora Trovade, si allarga sulla sinistra alla ricerca del numero 26 Vigonzoni, che viene poi subito fermato, ci mette una pezza Stichler. Dunque sarà rimessa con le mani. Ancora il Fordi che va da destra verso sinistra alla ricerca del numero 2 Visani. Visani contro Limberti, si appoggia dietro verso il numero 15 Rodi, che appoggia al numero 18 Maggioli, cambia tutto e lo fa al compagno di squadra con maglia numero 17 Masini. Ancora Bonandi, Bonandi va dentro verso Masini, Masini, la palla è verso il numero 9 Merlonghi, ancora Bonandi, 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 intercettato, allontana il Prato. Forlì ha dato dimostrazione di arrivare in area di rigore con una certa facilità. Sono 800 gli spettatori per questa giornata. Lo stadio del Forlì, insomma, uno stadio abbastanza capiente, interessante, insomma, per la categoria sicuramente è anche troppo. La squadra comunque prestigiosa. Palla verso Bonandi, ancora il numero 10. Si appoggia al compagno di squadra Lodi, ancora Bonandi. Bonandi va da Ballardini, Ballardini si riappoggia al numero 10. Sempre Bonandi con l'esterno. Palla che viene intercettata bene da Stichler. Adesso il Prato esce bene, tutto di prima, quindi l'Averone. L'Averone a campo per portare palla, cambia tutto e lo fa così e così. Infatti il Forlì recupera. L'Averone comunque aveva parecchio campo, poteva forse gestire meglio questo pallone. Attenzione alla palla verso il numero 9 Merlonghi. Merlonghi prova a lottare, si appoggia dietro, la palla è verso Ballardini. Ballardini va in mezzo. La palla, attenzione, va sulla sinistra con Visani, che prova quasi un sombrero. Quindi ancora Forlì che va dal numero 26, Greselin. Greselin viene fermato, anzi mi sa che commette fallo sul numero 15 Limberti. Perciò, anzi non commette fallo, ma comunque la rimessa laterale è in favore
del Prato. Quindi numero 4 Tafa, Tafa va dentro, allontanata da Capitan Angeli, che quasi un gesto nei confronti dei compagni, come dire aiutatemi. Adesso con le mani Maggioli, Maggioli duetta con il suo compagno in squadra, adesso va dentro, vada nei confronti di nessuno. Una partita che comunque non troppo vivace, diciamo ne abbiamo viste di migliori. Abbastanza frammentata. Ricordiamo appunto che il Ravenna guida la classifica con 47 punti, a seguire il Forlì con 45, dunque fondamentale oggi per il Forlì se vuole veramente puntare a quella che è l'accesso diretto al campionato di Serie C 24-25. Deve vincere oggi e sperare che Ravenna perda punti contro il San Marino. Squadra che viene messa in mezzo. C'è Visani. Ben altra situazione per il Prato, che si trova nella parte destra della classifica. Attenzione, forse richiamato Ridolfi. Si trova nella parte destra della classifica. A 33 punti, insomma, la San Maurese insegue, il Sant'Angelo pure. Dunque, il Prato è una situazione in questo momento salvo, ecco, dai play-out, ma il campionato ancora non è finito. Palla verso Moreo. Moreo che prova a lottare, guadagna una rimessa laterale. La Verone con le mani, si appoggia a Gemignani, la palla è messa dentro verso Rimberti, Rimberti è una zona abbastanza pericolosa, prova una girata interessante ma nessuno l'ha capito. Dunque Angeli lascia scorrere, poi bisticcia un pochino col numero 9 Merlonghi. Palla verso Trovade. Ancora Rimberti, Rimberti si accentra, Rimberti sul mancino, si appoggia a Trovade, quindi la Verone va dentro, un cross abbastanza, la palla che non esce però, un cross abbastanza, infatti è uscita, abbastanza spreciso, non aveva dato l'impressione il pallone che fosse uscito. Che adesso è buona per Visani. Visani va dentro, attenzione, non esce Ricco, o meglio esce dopo ma non si intende molto con la Verone, quindi Stichler. 29 sul cronometro, 0-0 per chi si fosse connesso adesso. Questo è Forlì Prato, anche se comunque lo vedete dalla sovraimpressione curata dal nostro Paolo Innocenti. Intanto rivedremo highlights, interviste, insomma, curiosità, approfondimenti sul gioco è fatto. Gioco è fatto bianco-azzurro la prima parte. Tanto attenzione al Forlì, dopo finisco il discorso. Ancora il Forlì che poi palla viene allontanata. Dicevo, prima parte del gioco è fatto bianco-azzurro alle ore 21. La parte, diciamo, dedicata esclusivamente all'AC Prato. E poi alle 21.30 il gioco è fatto come l'avete sempre visto, quindi con Andrea Labate, diretta Vitorzoli e naturalmente Massimiliano Masi, per rivedere
tutta quella che è stata la giornata del calcio dilettanti in Toscana e non solo. Ancora la Veroni, palla che poi viene fermata, quindi può partire Visani. Visani si appoggia al numero 23 e Ballardini. Sempre Ballardini va dal suo compagno di squadra Maggiori. Ancora Tafa. Tafa verso Masini. Palla verso Lodi, ancora il Forri, quindi il numero 10 Bonandi. Palla che viene messa in mezzo, forse allunga per un po' tutti, poi allontana il Prato. Qua forse non c'è fallo da parte di Visani, che ha messo in mezzo un ottimo pallone, quindi può andare Ballardini, sempre Visani. Visani va dentro, forse la palla è lunga, fuori gioco. Fischiato da parte dell'assistente Carlevaris di Trieste. Abbiamo appunto la terna Buzzone, Carlevaris, Manzutti. Sul cronometro, 0-0. La partita, come ho detto più volte, diciamo un po' così e così. Adesso vediamo se si accende. Ancora il numero 10 Bonandi. Bonandi va dal suo compagno di squadra Barbatosta, che guadagna un calcio d'angolo. Dunque arriva anche la spinta dei tifosi del Forlì, perché comunque hanno visto che la squadra vive di un momento interessante. Quindi Merlonghi, che viene messa in mezzo, attenzione, c'è un po' di trattenuto, è tutto buono secondo l'arbitro, perciò può andare il numero 18 Maggioli. Maggioli che va dal numero 15 Rodi, che poi prova con una finta di corpo a disorientare l'avversario. Adesso l'arbitro però interrompe il gioco, perché c'è stato un calcio di punizione, c'è stata un'irregolarità di gioco, calcio di punizione dunque in favore del Forlì. Anzi no, l'arbitro ha fermato il gioco. Dunque darà palla al giocatore del Forlì appena capiremo bene. E infatti è così. Quindi ancora Masini. Masini prova ad andare lungo linea. Viene fermato però il Prato adesso non... Sono un po' di minuti dove non riesce nemmeno a ripartire. Dunque Visani. Ancora Visani, viene messa in mezzo, attenzione Angeli, fa un patatrac, la palla è buona e c'è la rete del numero 9 Merlonghi, ma l'assist praticamente l'ha fatto Angeli, dunque Forlì in vantaggio, ma pasticcio da parte del difensore e capitano del Prato, ovviamente regala pallone al numero 9 Merlonghi, che da lì è bravissimo a non perdonare. Forlì 1, Prato 0, ha segnato Merlonghi al 35esimo minuto. Risulta allo stadio. Angelo in pratica voleva fare una specie di rilancio lungo di prima, non so in realtà cosa volesse fare, ma la prende proprio male e la palla, diciamo, va nella direzione opposta a cui doveva andare. Dunque diventa un assist perfetto per Merlonghi, che magari si trovava anche in posizione irregolare, ma naturalmente avendogliela data un suo avversario, fuori gioco non scatta. Dunque 1-0 Forlì, adesso per il Prato l'ennesima volta in cui si trova, diciamo, in una condizione non positiva durante le partite. No, ennesima partita che adesso è in salita durante questa stagione. Dunque c'è ancora tutto il tempo per poter
ribaltare il risultato. Comunque il Prato ha dimostrato in questi 35 minuti di saper reggere quello che è l'urto di una squadra tecnicamente più dotata, più forte. Dunque ha tutto il tempo per poter ribaltare. Dunque il numero 23, Ballardini. Non so, il Forlì gioca sicuramente con un altro piglio. Una volta aver preso coscienza di essere andato in vantaggio. Quindi la Verone con le mani verso Trovade. Angeli si appoggia al compagno di squadra Ricco. Stickler regala però il pallone ai padroni di casa. Il Prato forse ha accusato un po' il colpo, quindi numero 23, Ballardini. Ricca adesso fa quasi un torello a tutto campo con i giocatori del Prato, costretti a inseguire e a rincorrere. Ma che viene scodellata su verso Trovade, che adesso trova una buona linea di passaggio. Attenzione ancora al Prato con Monticone. Però poi fermato dunque la Verone. Ancora la Verone. Appoggia ad Imberti. L'Imberti prova ad andare di prima per dare una scossa. Palla ancora buona nei confronti del 33. Quindi la Verone. Sempre l'Imberti. Tocca. Ora rimessa con le mani per il Prato. Quindi la Verone con le mani. Verso Rimberti, forse era in fuorigioco, è tutto buono. Rimberti lotta, viene fermato da terra adesso il giocatore del Forlì. Palla che viene poi allontanata, è ancora Prato. Buona giocata da parte di Gemignani. Gemignani che poi con l'esterno va dietro nei confronti di Angeli. Adesso ancora la Verone che prova ad andare lungo. Sbagliato questo rilancio. 39 sul cronometro, 1-0, ha segnato Merlonghi per quanto riguarda il Forlì. Tanto inquadrati i tifosi del Prato che non lasciano mai sola la propria squadra con bandiere, megafoni, fumogeni, insomma, sempre un tifo abbastanza intenso. Trovade adesso commette forse un fallo, ma è tutto buono, probabilmente si gioca anche per il vantaggio. La palla è buona per il numero 17, Masini. Masini da terra, Masini viene poi fermato, quindi può ripartire il 23 del Prato. Trovate la palla verso Moreo. Moreo contro Tafa. Moreo passa, poi però viene raddoppiato bene da Lolli, che adesso poi allontana. Moreo era da solo comunque. Adesso ballano i tifosi del Prato. Così a cui il risultato importa quasi relativamente, viste le scene di adesso. Ultimi minuti di questo primo tempo, Stickler con le mani, un Prato che ha creato in realtà poco, quasi zero, non ho notato occasioni da parte della squadra di Ridolfi. Ha retto bene in campo, ma effettivamente nella porta difesa da Pezzolato non c'è stato, ecco. Quindi Pezzolato va
lungo alla ricerca del numero 26, Greselin. Ancora Greselin, lotta con Angeli, sempre Greselin, e questo è un gol incredibile da parte del giocatore con la maglia numero 26. Greselin ha fatto un gol clamoroso, 2-0 Fordì. Un gol che sicuramente rivedremo al gioco è fatto. Ha fatto un gol in un'altra categoria. E adesso si fa dura, perché questa è una doccia fredda per il Prato. Andare nell'intervallo sotto i due reti è una situazione abbastanza tosta. Si complimenta anche mister Antonioli con il proprio giocatore. Effettivamente l'attaccante ti fa un gol così, diciamo che ti leva le castagne dal fuoco. Dunque 2-0 Forlì, ha segnato Greselin e ha segnato in maniera incredibile. Solamente applausi per questo gesto tecnico di un'altra categoria. E adesso è dura per la squadra di Ridolfi. È vero, ora siamo nel primo tempo, però diciamo sotto di due reti. Lotta all'Imberti, viene fermato dal numero 23 Ballardini. Adesso il Forlì gioca anche un po' con il tempo, sicuramente vuole andare nell'intervallo con questo risultato. Afferrato Ballardini da un gesto quasi anche di nervosismo da parte di Trovade. Non deve essere sicuramente facile accusare un 1-2 così. Quindi Merlonghi e il numero 10 Bonandi, quindi Visani prova a andare. Adesso non ha nessuna fretta di riprendere a giocare il Forlì, quasi cerca un po' di addormentare la partita. Infatti guadagna un calcio d'angolo. Andrà Merlonghi, ormai specialista dei calci piazzati. Tra poco capiremo anche l'entità del recupero. Comunque non sarà molto, non si è perso praticamente niente a livello di tempo. C'è stato che c'entra due gol, ma altre interruzioni non ci sono state. C'è un'interruzione, Mureo si è fatto male alla testa, l'arbitro si è sincerato delle condizioni del giocatore. Un minuto di recupero è quello che grida anche lo speaker. Dunque si giocherà fino al 46esimo, 2-0 Forlì, ha segnato Merlonghi al 35esimo, quasi su assist di Angeli, e poi un super gol di Greselin al 42. Per il Prato non si annotano occasioni nel primo tempo. Adesso Angeli butta in fallo laterale questo pallone. Adesso la palla è buona per Bonandi, quindi il
Forlì che adesso perde palla, può ripartire trovata. Vediamo se, se il Prato ha l'ultimo guizzo di questo primo tempo. Viene poi però atterrato Big Onson, quindi attenzione, può ripartire adesso il Prato che Forlì perde un pallone abbastanza velenoso, quindi trovate, vediamo se lo sfrutta. Ancora il Prato, vada verso trovate in mezzo, allontanata, finisce qua il primo tempo, 2-0 Forlì, hanno segnato Merlonghi e Greserin, ci vediamo nella ripresa. Partiti, questo è il secondo tempo di Forlì Prato, valido per la 25esima giornata del campionato di Serie D, girone D, 2-0, ricordiamo, diciamo, il parziale del primo tempo per i padroni di casa, hanno segnato al 35esimo Merlonghi e al 42 un super gol che sicuramente rivedrete, rivedrete ancora da parte di Greserin. Dunque 2-0 per i padroni di casa, non ci dovrebbero essere stati cambi, adesso guardiamo un minimo i 22 in campo, dunque io andrei con la lettura delle distinte per chi si fosse connesso ora. Il Forlì, ricordiamo che si schiera con Pezzolato, Visani, Tafa, Merlonghi, Bonandi, Barbatosta, Lolli, Masini, Maggiori, Ballardini e Greserin, stiamo andando naturalmente in ordine di numero, in panchina De Gori, Checchi, Prestiani, Mosole, Barbi, Rosso, Graziani, Casadio e Banfi, questi sono i ragazzi del mister Antonioli. Per quanto riguarda i ragazzi di Ridolfi, l'allenatore della Ciprato, sono in campo Ricco, Angeli, Moreo, Monticone, Rimberti, Gemignani, Trovate, Sticker, Bigonzoni, Sadec e Laverone. Questo intanto seguiamo l'azione pericolosa da parte del numero 11 Barbatosta, ma niente di fatto, dunque possiamo continuare con la lettura della panchina del Prato, dove sono presenti Fogli, Ceccherini, Gargiulo, Sant'Arpia, D'Agostino, Noscentini, Mussaid, Gori e Diana. Questi sono i 22 più le rispettive panchine in campo. La terna arbitrale è composta dal signor Buzzone della sezione di Enna e il signor Carlevaris della sezione di Trieste e il signor Mansutti di Basso Friuli. Una volta completate le distinte, perché appunto si fosse connesso ora, torniamo in cronaca. Intanto c'è subito un'ammunizione, credo la prima di questa partita, e credo sia avvenuta ai danni del numero 26 Bigonzoni. C'è un signore che ci impada un po' la visuale. Adesso si spiega col 26 dell'AC Prato. Dicevamo, insomma, Forlì in vantaggio di 2-0, la seconda rete ha un po' tagliato le gambe al Prato. Comunque c'è tutto un secondo tempo da vivere. Comunque, niente è ancora concluso. Dunque Pezzolato va lungo alla ricerca dei propri attaccanti. Attenzione alla palla, è buona per il numero 26 Greserin, che non è sazio del super gol che ha fatto. Quindi trovate, palla verso Laverone, ancora Laverone si accentra e va da Stickler. Stickler alla ricerca del numero 13 del Prato, si tratta di Monticone, quindi Angeli, Monticone va centrale da Gemignani, va da Stickler lungo linea, va da Moreo però è sempre abbastanza solo, non può fare giustamente miracoli, quindi Stickler si appoggia numero 13 Monticone,
Che vada Angeli. Lungo linea alla ricerca dei propri compagni. Il Forlì recupera bene. Adesso capiremo che partita ci aspetta. Comunque mi aspetto un Prato un po' ad arrembaggio. Qui non ha niente da perdere fondamentalmente. Quindi ancora la Ciprato, che adesso sono un po' di minuti che ha la palla tra i piedi. Quindi Angeli si appoggia a Trovade. Trovade prova a andare. Va sulla destra verso Monticone, che va dal numero 27 Sadek. Quindi Trovade che va da Gemignani. Gemignani che guarda dentro, ritorna però alla propria destra. Adesso risterza di nuovo, torna indietro verso Angeli. Prato, come ho detto, sono qualche minuto che è in possesso di palla, ma è finora un possesso abbastanza sterile. Quindi Stickler va da il numero 26 Bigonzoni. Adesso calcio di punizione. Come dissi in apertura, quella parte del campo lì ce l'abbiamo un po' occultata per via delle panchine che coprono la visuale, quindi non sappiamo bene cosa succede lì. Però sembrerebbe esserci un calcio di punizione e sul pallone va Gemignani. Adesso c'è un po' di battibecca, c'è un giocatore a terra, ok, ecco perché non capivo perché non si riprendesse a giocare. Si trattava di Masini, adesso si è rialzato. Masini ancora non sta bene, viene invitato a uscire. Effettivamente sta perdendo un po' troppo tempo. O meglio, ci sta che non stia bene, ma che recuperi al di fuori del campo. Forse viene chiamato anche un cambio. Adesso vediamo, perché Masini sembra aver preso una botta all'altezza dell'anca. Comunque sembra dolorante in quella parte lì, la parte destra del corpo. Sì, è abbastanza inusuale come cosa. Infatti esce Masini ed entra al numero 6 Cecchi. Anzi, Checchi, scusate. Dunque, primo cambio della partita. Masini che sembra veramente non star troppo bene. Dunque si riprende a giocare. C'è Gemignani che va sulla destra. La palla viene scodellata in mezzo. E c'è la rete. E c'è la rete. Ha segnato Angeli. Dunque, e si è fatto anche male probabilmente. Infatti è così. Dunque si sono fatti male in due. C'è anche il portiere Pezzolato. Nel giro di due minuti abbiamo perso tre giocatori quasi. Dunque Angeli però ha segnato. Il gol mi sembra buono. Quindi 2-1 per il Forlì, e questo è quello che conta. Angeli rimedia quasi al patatrack fatto sul primo gol. Attenzione, adesso però sono entrambi a terra. Probabilmente Pezzolato sembra avere la peggio, perché Angeli si sta piano piano rialzando, anche se sembra molto dolorante. Vediamo adesso. Allora, Pezzolato si è fatto male a una mano o comunque a un arto superiore. Angeli si è rialzato e zoppicando torna nella propria metà campo. Dunque 2-1 per il Forlì. Prato accorcia le distanze. Angeli sembrerebbe essersi ripreso. Dice di aspettare a fare il cambio alla panchina, che forse riesce a riprendersi. Pezzolato mi sa che non ce la fa.
credo che sia costretto a uscire. Non sono belle scene queste, perché Pezzolato ci ha fatto veramente male. E qua, diciamo, viene inquadrato il momento in cui il paramedico del Fordì cerca forse di risistemare, non lo so, delle dita, io non so cosa sia accaduto, ma Pezzolato estremamente sofferente, infatti esce, dunque entra al secondo portiere, si tratta di De Gori. Eccolo qua, esce il numero 1, entra il numero 22, entra De Gori quando siamo al 10 minuto di questo secondo tempo. Esce con il numero 1, Michele Pezzolato, ed entra, un grande applauso per il numero 22, Matteo De Gori. Classe 2006, dunque molto giovane. Si è perso un bel po' di tempo dal gol di Angelo, credo che sarà un sostanzioso recupero, si parte comunque a giocare. Guarda che viene adesso gestita dal fuori, attenzione, palla verso Moreo, De Gori subito chiamato in causa, ma c'è fuori gioco, ma De Gori si presenta così, non ha avuto nemmeno tempo di prendere coscienza del fatto che era in campo, ma subito fa un'ottima uscita su Moreo. Questa palla che viene messa in gioco, dunque ancora il Fordì può andare, c'è Dimberti che ha capito tutto. Adesso il Prato, immagino, cavalchi reali dell'entusiasmo dopo gol del 2-1. La palla è verso il numero 11, Barbatosta, ma troppo lunga. Dunque può andare Stickler con le mani. Stickler va lungo linea. Calcio di punizione in favore del Prato, che adesso può salire. Stickler verso il numero 13, Monticone, ancora verso Stickler, che va alla ricerca di Moreo. Moreo si appoggia a Bigonzoni, che viene poi fermato. Calcio di punizione in favore del Prato. Quindi Gemignani va verso il numero 33, Laverone, che va dentro alla ricerca di Montecone. Sempre Gemignani, viene scodellata. Palla dentro. Poi il numero 2 Visani, la palla adesso che poi viene rilanciata lunga, viene atterrato adesso lo stesso Visani, ma non c'è niente, anzi c'è rimessa laterale in favore dell'AC Prato. Palla verso il numero 26 Bigonzoni, che viene fermato. È tutto buono secondo l'arbitro, non c'è fallo, forse sì, no, non capisco. No, non ci dovrebbe essere fallo, ma i giocatori hanno messo palla fuori, perché secondo me sembrava netto. Faccio punizione, adesso viene richiamato Antonioli, c'è un po' di confusione in campo. Dunque ha accorciato le distanze Angeli, comunque quando siamo al 15° di questo primo tempo. Trovate, dà il pallone a De Gori, dunque
gesto di fair play applaudito. Adesso la palla è per il numero 15, Rimberti, che costringe Rodi a mettere in rimessa laterale. Un Prato che sono un po' di minuti che sta spingendo. L'arbitro adesso però forse c'è un cambio. Adesso vediamo appena l'inquadratura ce lo consente. E infatti è così. C'è un cambio. Mi sembra che sia uscito... Ah, si tratta del Prato, è uscito Angeli che a quanto pare non ce la fa, è entrato Diana, quindi ce lo segniamo subito sui nostri appunti. Dunque è uscito il capitano Angeli ed entra Diana. Quando ci troviamo al 25esimo di questo secondo tempo, attenzione Rimberti, accende il motorino, Rimberti! Fa tutto bene, tranne che il tiro, perché la palla va quasi fuori dallo stadio. Rimberti è sempre uno tra i più pericolosi. Nonostante sia molto giovane, ha dimostrato di sapersela meritare questa categoria. Il ragazzo che viene fuori dalle giovanili della Ciprato, dunque un prodotto totalmente a chilometro zero. Adesso rimessa con le mani in favore dei padroni di casa. Vai bene. Provato a giocare lungo linea, recupera subito il Prato. Adesso Moreo però sbaglia questo colpo di tacco, dunque ancora rimessa laterale, più o meno la fotocopia di quella di prima. Intanto c'è pronto un altro cambio per quanto riguarda il fuori, però si gioca alla che esce e probabilmente adesso verrà eseguito il cambio. Dovrebbe entrare il numero 21, Babbi. Perché esce? Adesso capiamo. Esce Bonandi per far posto a Babbi. Dunque Bonandi esce con 1-10, una partita abbastanza difficile per lui, molto chiuso. Entra il classe 2000 Babbi. Dunque a livello tattico non dovrebbe cambiare molto. Adesso capiamo come si schiera la squadra di Antonioli. Ancora il Prato che va sulla sinistra, prova ad andare in profondità a Vigonzoli, viene fermato. Si sta giocando poco questi ultimi minuti. Guarda, esce spesso in fallo laterale. Quindi Stickler. Vediamo se il Prato proverà a cambiare fronte, perché con un po' di minuti che è tutto sulla sinistra. E lo fa adesso, lo fa bene il numero 16 Gemignani, che va da Verone, che si appoggia a Rimberti. Rimberti passa, ancora Rimberti, Rimberti dentro, fermato. È da lì che può nascere il vero pericolo. Il ragazzino con la maglia numero 15. Quindi neo capitano Monticone, dato che Angelo è uscito. Cioè faccio un brutto fallo ai danni di un giocatore del Fordì e io credo che qua adesso verrà ammonito Bigonzoni. Fallo veramente brutto. Adesso capiremo. Infatti è giallo per Bigonzoni. Classe 2004. Adesso i giocatori del Fordì
sincerano con l'arbitro. Insomma, Erlonghi sul punto di battuta. Merlonghi si sistema i calzettoni. Merlonghi va in mezzo, la palla è scodellata dentro, passa un po' per tutti. Se l'ha rimessa dal fondo per Ricco. Quando siamo quasi alla metà di questo secondo tempo, tra l'altro, dunque si vuole ribaltare il risultato, deve spingere. Fa girare palla dalla sinistra verso, anzi da destra verso sinistra verso Stickler, che si riappoggia ancora al suo compagno di reparto Monticone. Adesso palla verso Laverone, che forse si allunga troppo il pallone, dunque può ripartire il fuori erroraccio da parte di Laverone, che è costretto a fare tutto il campo per rincorrere il numero 15 Rodi, che prova a passare. Adesso Stickler ci mette una pezza. Vediamo il Prato come sfrutterà questa azione. La palla è verso il numero 27 Sadek. Bigonzoni si appoggia a Trovade. Trovade che si è spostato un po' più sulla destra. Quindi Trovade. Trovade atterrato, calcio di punizione. E intanto l'operatore ci inquadra la brutta scena di Pezzolato che va, scende giù nel tunnel degli spogliatoi, ma con una mano totalmente ingessata. Io credo che per Pezzolato si tratta di o frattura o qualcosa di simile. Per un portiere un danno così è forse il peggiore che ci possa essere. Attenzione a Trovade, Trovade da limite d'area, Trovade alto. Buon guizzo da parte di uno dei giocatori più pimpanti, giocatore della maglia numero 23, Trovade. Risultato che rimane sempre fermo sul 2-1. Adesso viene fatta scorrere alla ricerca del numero 21 Babbi. Ah, niente di fatto, dunque ancora al Prato. Prova Gemignani, cambia tutto alla ricerca di Laverone. Ancora Laverone, si appoggia a Limberti. Limberti trova Trovade. Scusate il gioco di parole, ancora Limberti, numero da parte di Limberti, prova a passare. E poi palla che gli rimane un po' incastrata tra i piedi, un rimbalzo un po' strano, ma Limberti aveva superato un giocatore con un gesto tecnico molto raffinato. Comunque può ripartire ancora però il Prato. Stickler che va dal numero 26 Bigonzoni, che va al cambio di gioco, è precisissima alla ricerca di Laverone. Laverone si accentra, va da Gemignani, Gemignani che trova Trovade, verso Limberti, Trovade ancora, Trovade verso Laverone, Laverone a campo, Laverone va in mezzo alla ricerca di Moreo, che non ci arriva. Anzi, era Gemignani se non mi sbaglio. Quindi Limberti, Limberti prova a passare in mezzo a due, ma purtroppo la legge della fisica non lo consente. Quindi ancora il Furrick, adesso si può distendere da sinistra verso destra. La palla è verso il numero 11 Barbatosta, che regala il pallone adesso agli avversari. Furrick un po' in difficoltà, il Prato deve approfittarne. Però viene il numero 25 Diana, ha detto di stoppare il gioco, ma comunque vedo che il Prato sta continuando a giocare.
quindi c'è Trovade che si appoggia al numero 13 Monticone, ancora Trovade, sempre Gimignani che va da Diana, anzi no, si appoggia sulla sinistra verso Stickler che va da Bigonzoni, ancora Bigonzoni, va dentro, c'è Moreo in mezzo, la palla però torna nei piedi di Gemignani, numero di Gemignani, Gemignani prova ad andare, ma c'è il numero 9 Merdonghi prova a passare, viene fermato. Crampi per un giocatore del Fordi, Bigonzoni che va a dargli una mano, a fare il classico esercizio per, diciamo, guarire il problema. Bigonzoni quasi si lamenta della perdita di tempo, vecchia tattica che non morirà mai. Intanto c'è un cambio per il Prato, adesso capiremo di chi è entrato, forse due cambi addirittura, dovrebbe uscire il numero 16 Gemignani ed entra Gori, quindi se sente il rumore della penna è perché sto appuntando sui nostri appunti i cambi. C'è anche un cambio per il Forlì, adesso capiremo di chi si tratta. È uscito Barbatosta ed entra Banfi per quanto riguarda il Forlì. Quindi entra il numero 33 Banfi. E c'è un altro cambio ancora, perché esce Visani ed entra a Casadio. Cambiano molto gli assetti al 25esimo. E qua la visuale è un po' impallata dal, diciamo, dal piccolo gazebino in mezzo al campo, però comunque grazie anche allo speaker abbiamo intuito quali sono i cambi. Dunque esce Visani, entra Casadio, insomma adesso capiamo come si risistema un po' la squadra padrone di casa, che sì, ha bisogno un po' di una strigliata, perché sono diversi minuti che non sta compicciando niente. Adesso il Prato si appoggia al portiere Ricco che va da Stickler. Stickler che va lungo linea alla ricerca di Moreo, però non ci arriva. Palla ancora però buona per Stickler. Stickler che si appoggia a Diana. Diana va alla ricerca del portiere Ricco. Ancora Diana, va da Stickler, palla che però poi viene regalata agli avversari, quindi in neo è entrato Banfi viene subito atterrato da Gimberti. Dunque sarà calcio di punizione in favore del Fordì. Siamo al 30esimo di questo secondo tempo, sempre 2-1 per il Forlì, come vedete nella nostra sovraimpressione curata da Paolo Innocenti. Ancora il Forlì che prova a sfondare, però il Prato può ripartire e lo fa bene, e lo fa con il proprio giocatore con la maglia numero 11, D'Agostino, e poi prova passare. Niente di fatto però, dunque portiere De Gori, stavo per dire Pezzolato, ma Pezzolato è uscito per un grave infortunio purtroppo. Attenzione adesso al numero 33 da Verone che regala il pallone ancora al Forlì, quindi Merdonghi può andare fuori gioco. Del Prato
verso ancora i propri compagni, sempre il giocatore con la maglia numero 11, D'Agostino. D'Agostino verso Monticone, Monticone che va da Diana, che si appoggia a Stickler. Limberti che ha cambiato fascia, ancora Limberti fermato, calcio di punizione, l'arbitro però dice che va ribattuto perché Limberti aveva preso troppi metri, quindi Stickler batterà questo calcio di punizione. Torna indietro da Diana che va da Monticone, Monticone va da Laverone, Laverone torna da Monticone, ancora Diana, Prato alla ricerca del varco giusto, però il cronometro non si ferma, viene fermato forse con un fallo il numero 21 del Prato, però può andare ancora Laverone, poi viene fermato, calcio di punizione. Questa è una buona occasione per il Prato per far salire le torri. Adesso Merlonghi si lamenta con l'arbitro e anche i giocatori del Prato. Berti batte il 5 a Stickler. Berti guarda la panchina, non so, chiede forse io devo salire forse, non lo so, sto cercando di interpretare quello che Limberti chiede a Ridolfi. Attenzione, forse è uno schema, c'è la Verone che va dentro, la palla che passa, la porta è un po' sgualcita perché il portiere De Gori non è riuscito a bloccarla, ma niente di fatto, allora viene rimessa in fallo laterale, quindi Stickler. Stickler regala il pallone al numero 33 Banfi, poi Trovade, esemplare Trovade, fa una rincorsa per tornare indietro, recupera il pallone verso Moreo che la può mettere verso D'Agostino, D'Agostino mette il turbo, sempre Moreo ancora, Moreo triplicato, Moreo, e guadagna un calcio di punizione, la cosa migliore che potesse fare l'attaccante della Ciprato con numero 9, calcio di punizione da più o meno dai 25 metri, comunque abbastanza interessante. Trovade già prende il pallone per andare a battere questo calcio di punizione, i soliti di quello che era due minuti fa sul pallone, dunque Trovade e Laverone si parlano i due. Siamo al 33 di questo secondo tempo, sempre 2-1. Adesso vediamo se andranno in porta oppure proveranno uno schema, un cross dentro, adesso capiremo. Laverone va dentro, anzi c'è Trovade, mamma mia, l'aveva calciata bene il numero 23 Trovade, ma De Gori, che comunque è entrato benissimo, ha salvato il risultato. Grande punizione da parte di Trovade, considerata anche la distanza, comunque ci ha abituato a colpi di questa fattura, il piede comunque non gli manca. Adesso guadagna la rimessa laterale il Fordì perché vince un rimpallo su Limberti. Limberti non se lo spiega, ma si è visto palesemente che la palla l'aveva toccata lui. Eccolo qua, inquadrato mister Antonioli. Attenzione adesso al Prato, che anzi al Fordì, che era pericoloso, ma il portiere Ricco l'ha fatta sua, quindi Stickler, Trovade fermato, calcio di punizione. Quindi Ricco verso il numero 25 Diana. Attenzione adesso al Fordì che recupera palla,
palla, cioè, palla è verso Greselin, ma questo ragazzo fa solo gol meravigliosi. Greselin 3-1 per il Forlì. E adesso la partita è praticamente chiusa. Errore in uscita da parte della difesa del Prato. E mi sembra Banfi mette di testa un pallone per Greselin. Greselin al volo di controbalzo spara un colpo quasi imparabile, perché anche se pur abbastanza lento ma estremamente angolato, e questi tiri sono gli incubi per i portieri. Fa solo gol belli questo ragazzo, dunque 3-1 Forlì. E adesso inquadrato trovate, che è la fotografia un po' di tutto quello che è l'ambiente Prato in questo momento. Lo trasmette proprio un senso di desolazione. Dunque Prato adesso sotto di nuovo di 2. Quindi Rimberti appoggia Stichler. Adesso sono 10 minuti più recupero. Greselin ha fatto uno più bello dell'altro, anche se forse il primo è meraviglioso. Attenzione adesso al Prato, che può andare contro Vade con la forza della disperazione verso Stichler, che si appoggia a Rimberti. Rimberti va dentro, la palla è buona. Attenzione al portiere De Gori, che non la tiene, ma diventa quasi un passaggio fortuito verso i giocatori Forlì, che possono anche ripartire. Ci mette una pezza alla Verone. Forse c'è un altro cambio, no? Inquadrato Ridolfi, mani di capelli per lui. Esce col numero 33 la Verone, ed entra col numero 10 Sant'Arpia. C'è un cambio, è entrato Sant'Arpia, è uscito forse la Verone. Adesso capiremo. Sì, infatti è così, è entrato Sant'Arpia, è uscito la Verone. Capiremo la disposizione tattica, se cambierà o rimarrà uguale. Fuori gioco di rientro da parte di Moreo, intanto fischiato. Comunque può andare numero 33 Banfi, fermato. Adesso Rimberti ha fretta di giocare con le mani. Quindi Rimberti va dentro, Moreo con la spalla quasi. Comunque parliamo di un Prato che ha tenuto bene il campo, perché la partita comunque è stata equilibrata, ma è che ha i numeri, diciamo, nella sostanza ha creato veramente poco. Io non ricordo, oltre al gol e oltre alla punizione di Trovade di una decina di minuti fa, non ricordo altre vere occasioni della squadra di Ridolfi. Probabilmente tanto fumo ma niente arrosto della squadra di Ridolfi. Attenzione ancora il Forlì, che adesso entra in area, che è una bellezza. Recupera bene il Prato con numero 10 Sant'Arpia, che viene messo giù. Il numero 25 Diana Trovade, però niente di fatto. Dunque il Forlì Soricco butta il pallone. Prato in totale apnea, per rimanere in tema Sanremo, anche se è passato quasi un mese. Di Emma, per chi, diciamo, non l'avesse capito. Adesso
Forri gioca col cronometro, come è giusto che sia. Prato preda il nervosismo. Attenzione, passa al numero 33, Banfi, la palla che arriva tra i piedi del giocatore del Forlì, ancora Banfi, era in fuorigioco però, quindi dato che scaccia il pericolo, adesso può correre Rimberti, Ridolfi quasi da raccattapalle, anzi senza quasi, dal pallone, quindi Rimberti si appoggia a Diana, Diana che va da Monticone. Che va sulla sinistra sempre verso Diana, guarda che viene poi allontanata, sono 41 sul cronometro, 3-1, hanno segnato Berlonghi, Greselin per il Forlì, poi è arrivato il 2-1 da parte di Angeli, attenzione adesso a Moreo, fermato, c'è Santarpia, fuori gioco. Moreo quasi un rigore in movimento, ma è stato intercettato. Dicevo, ha segnato poi Angeli al settimo di questa ripresa, dove Prato ha accorciato le distanze. E poi Greselin invece è tornato, ha fatto tornare la propria squadra con due gol di scarto. Dunque 3-1, Greselin ha fatto due gol fantastici, il primo in particolar modo. Me vince assolutamente il premio di migliore in campo, perché sì, perché uno ti fa due gol del genere, solamente da applaudire. Quindi Trovade si appoggia dietro da Stickler, palla che poi viene fermata, comunque può ripartire ancora il Forlì, che adesso gioca con il pallone, il Prato in palese rabbia e nervosismo, che adesso però recupera con Imberti, Imberti viene fermato in maniera irregolare. Soprattutto recupera questo pallone con le mani per batterlo il prima possibile. Trovate. Tra poco capiremo l'entità del recupero, presumo che sia abbastanza sostanzioso. Abbiamo perso tanto tempo con l'infortunio principalmente di Pezzolato, a cui auguriamo il meglio. Viene lanciata su. Ancora il Forlì sulla sinistra. Prova a passare, ancora. Guarda che viene messa in mezzo e forse viene tenuta la bandierina. Infatti il Forlì guadagna una rimessa con le mani. Oro in questi casi. Ancora il numero 32 Casadio, la palla che viene messa dentro, c'è Banfi che si appoggia corto, fermato, attenzione a Moreo, però Moreo è da solo e non può fare miracoli, l'ho detto più volte, quindi Rimberti prova a fare le ultime sgasate, ecco Moreo che si è allargato per venirsi a prendere il pallone, Moreo si appoggia, il Prato torna indietro e lo fa da Monticone, Monticone che va da Trovade, Trovade va da Diana, Diana prova uno sguardo dentro, capisce tutto però il Forlì e può ripartire col numero 21 Babbi, ancora Babbi va da Banfi, fermato, quindi ancora Prato, Rimberti fermato sul pallone in maniera estremamente regolare, Trovate adesso commette un calcio, commette un fallo, sarà calcio di punizione in favore del Forlì, questo significa almeno un minutino buono perché il giocatore Forlì è a terra, tutto tempo perso, immagino verrà recuperato. Un Forlì che con la vittoria di oggi, in caso dovesse finire così, si porterebbe a 48.
anche perché adesso sto vedendo cosa sta succedendo sul campo del Ravenna. Adesso capiamo appena. Ce lo consentono. Comunque. Dunque stanno pareggiando 1-1. Dunque con questo risultato andrebbero Forlì e Ravenna andrebbero a pari punti. Attenzione adesso che il Forlì è pericolosissimo con Merlonghi, la palla è dentro verso il numero 15 Lodi che viene fermato e anzi butta il pallone in rimessa dal fondo, dunque il Prato può ripartire, ma sono 6 minuti recupero scattati da adesso. Dunque Monticone allarga tutto. Verso il numero 25 del Prato, Diana, Trovade. Trovade si allarga verso Rimberti. Guarda che poi viene messa in mezzo a Diana in maniera estremamente imprecisa. Monticone. Attenzione, c'è un fallo, no, tutto buono. Secondo me c'era un fallo netto da parte di Diana. Meglio per il Prato, non è stato fischiato. Attenzione a Rimberti dentro. Calcio d'angolo, vediamo se il Prato proverà l'ultimo assalto alla ricerca del 3-2 e poi un eventuale disperato assedio. Certo, se il Prato vuole cercare di pareggiare la partita deve segnare adesso, perché sono 47 sul cronometro. Trovade dalla bandierina. Trovade va dentro, la palla forse è lunga, troppo lunga, che calcio d'angolo orribile battuto da Trovade. Dunque può ripartire il Forlì. Che viene messa in mezzo in favore del numero 26 Greselin, che oggi ha fatto veramente quello che voleva. Quindi Rimberti per l'ennesima sgasata sulla fascia. Ora Rimberti va lungo verso Moreo, quindi Trovade verso Sant'Arpia. Sant'Arpia duetta con il numero 21 Gori. Fermato però dunque ancora il Prato. Anzi, il Forlì, scusate. Adesso torna indietro senza fretta, perché il cronometro dice 48. Attenzione, qua c'è il portiere De Gori che rischia di rovinare una bellissima prestazione che ha fatto da subentrato, perché stava rilanciando lungo, che colpisce la schiena di Moreo, ma la palla fortunatamente per il Forlì non arriva nei piedi dei giocatori con la maglia azzurra. Attenzione al numero 33 Banfi, la palla è ancora buona, c'è Greselin, vediamo se prova un altro colpo. La palla è sempre tra i piedi dei giocatori del Forlì, c'è Merlonghi, ancora Merlonghi, torna quasi indietro, la palla è verso Greselin. Greselin la può tenere la bandierina, vediamo cosa fa, punta l'uomo, fermato, guadagna un calcio d'angolo, no, rimessa dal fondo. Però grande occasione da parte di Banfi per andare sul 4-1. Quando mancano 2 minuti ormai alla fine del recupero. Ricco chiede a tutti di andare su. Infatti è così. Vada nei piedi di Trovade. Trovade si appoggia a Diana, che va da Rimberti. Ancora Diana. Rimberti zoppica. Sa che si è fatto male. Diana prova a lanciare lungo verso Moreo. Prova ad andarci D'Agostino. C'è anche Sant'Arpia. Palla che però finisce. Banfi, che è entrato benissimo in questa partita. Banfi col motorino. Rimberti però butta fuori sto pallone, poi cade a terra, non ce la fa più Rimberti. Corso veramente tanto e credo che siano crampi per lui. C'è un cambio.
per quanto riguarda, credo forse il Prato, secondo me è Sharing Berti, adesso, anzi no, entra Ceccherini, sì, al posto di Rimberti, esce Dolorante, Ceccherini entra al 50°, giusto una passerella gli viene fatta fare, perché tra un minuto l'arbitro fischierà, palla che passa, attenzione al numero 23 del Forlì, Ballardini, poi si incespica, però guadagna un calcio d'angolo, adesso Forlì ci metterà una vita per batterlo. C'è Banfi, vediamo se la tengono lì alla bandierina. Si avvicina, credo, Merlonghi. Infatti la palla la batterà lui. Va verso Banfi, che la terrà alla bandierina. Lotta Sant'Arpia, che guadagna una rimessa laterale. Dunque Prato per l'ultimo assalto, anche se è sotto di due. Ceccherini che va a lungo. La ricerca del numero 15. Rolli prova ancora il Forlì. Prato adesso gestisce con Ricco e finisce qua, dunque il Forlì batte 3-1 il Prato, segnato Merlonghi, Greselin, Angelin e ancora Greselin, dunque ennesima sconfitta per il Prato, il Forlì invece che vola nella vetta della classifica a pari merito con il Ravenna.